Buongiorno amici di Sfizi di Calabria, siamo proprio qui attorno a questi prodotti piccanti, anzi piccanti estremi, insieme a Karim che buonasera. Anche oggi ci farà vedere quale, insomma, diciamo, quale può essere quell'esperienza piccante ma piccante estrema. Intanto voglio passare la parola a Gianluca Donato, che è il titolare di Sfizi di Calabria, che ci farà una panoramica su quelli che sono i prodotti. Salve a tutti amici che ci state seguendo sia in diretta su Periscope e quelli che poi ci vedranno in altre vie su YouTube o su Facebook. Che dirvi, Karim ha riscosso un grandissimo successo nelle sue passate sfide che abbiamo pubblicato e la gente anche tramite la pagina Facebook ha insistito perché volevano continuare a vederlo, quindi oggi anche per ringraziare tutte le visite che abbiamo avuto allo stand al Festival del Peperoncino di Diamante 2015 di quest'anno, per ringraziare della loro visita, faremo l'assaggio del Carolina Ripa in polvere, ossia il peperoncino attualmente più piccante al mondo, quindi ha superato lo Scorpion che lo era un anno fa, mi sembra, che era stato definito il più piccante, e adesso c'è il Carolina. A Diamante abbiamo fatto tantissimi assaggi e devo dire che le lacrime scorrevano a fiumi, e quindi hanno chiesto tante persone che volevano che Karim facesse l'assaggio, anche se l'ha fatto anche lì in diretta davanti a tante persone. Però per tutti quelli che non sono potuti venire a Diamante riproponiamo questo assaggio estremo. Vi ricordiamo che se voleste provare anche voi a fare questo tipo di esperienze dovete stare molto molto attenti e dovete essere esperti di peperoncino estremo. Quindi Karim lo mangia da quando era solo un ragazzino, come vi ho detto l'altra volta, e quindi vi auguro buona visione. Quelli che vedete davanti sono altri peperoncini estremi che abbiamo, che va dall'Abanero, che nel 2006 era nel Guinness, poi c'è lo Scorpion, il Naga. E quelle bottigliette che vedete sono dei nuovissimi prodotti, si tratta di una salsa barbecue estremamente piccante, c'è anche una versione non piccante per chi non gradisce il peperoncino, che recensiremo in video prossimamente. Quindi adesso non mi voglio dilungare più di tanto e passiamo la parola a Karim con il suo assaggio estremo. Vai a te Karim. Buonasera, ecco qui la nostra polvere di Carolina Reaper. La apro, prendo lo stuzzicadente. Stavolta però devi darci tutte le sensazioni, devi farci capire tutto quello che si prova, perché magari qualcuno vuole o sfidarti o cominciare ad autosfidarsi, quindi fagli capire quello che si prova assaggiando questi pezzi. Ecco qui, prendo lo stuzzicadente, lo immergo nell'acqua, poi nella nostra polvere di Caroline, eccolo qui, e adesso lo spalmo sulla lingua. Eccolo qui, adesso aspettiamo che fa effetto, una manciata di secondi arriva, sì, sta iniziando ad arrivare il nostro Caroline, che si prova, una sensazione davvero unica. Ti riscalda tutta la gola. Ma questo è ottimo per il mal di gola. A Diamante sentivamo il tuo sponsor, il tuo slogan qual era? La polvere dell'amore che scalda tanto tanto i cuori. Ma ho saputo che comunque a furia di mangiare questa polvere qualche cuore si è scaldato. Non lo so, no comment. Serie di Diamante. No comment. Stasera c'era anche il nostro amico Luigi di Car News che ha assistito a due ragazze, non so, mi sembra che erano tedesche, che hanno praticamente assalito Karim perché volevano provare il gusto. È tutto merito della polvere dell'amore che scalda tanto tanto i cuori. Sentire un bacio al Carolina, perché l'hanno dato un bacio sulle labbra per sentire se si funzionavano. Ci vuoi raccontare questa com'è andata, Karim? È andata molto molto bene, sia per me che per le tedesche. Quindi ti hanno anche invitato ad andare lì? Sì, mi hanno invitato a partecipare al loro festival del peperoncino. Facciamo il bis, dato che non l'ho sentito. Ah, adesso è... Lo indingo. Allora,
Eccolo qui, aspettiamo qualche secondo. Adesso inizia molto molto a bruciare. È parecchio piccante. Ne ho preso un bel po' di dose. Sì, si sente. Come va? Come sta andando? Molto bene, molto bene. Sì. Inizi a farti rosso? È logico. Farti rosso? Sì, sì. Sì? Sì. Brucia! Si sente adesso? Sì, adesso sale. L'effetto è molto ritardato. Bistrissimo. Un ritardante eccezionale. Un ritardante davvero eccezionale. Eccezionale veramente. Per la bocca, però. Sì, sì, solo per la bocca. Ho le mie papille gustative che stanno andando in ecstasy. Quindi Karim, questo qua è un peperoncino che non ha un effetto che ti arriva dopo qualche secondo, ma quando arriva in tutta la sua corposità della piccantezza. Sì. Se guardate, l'occhio sta cominciando a lacrimare. Vediamo l'occhio di Karim. Si vede? Sì. Molto molto piccante. Allora, caro Karim, ti devo dire una cosa. Dimmi, Gianluca. Abbiamo avuto qualche richiesta di qualcuno che ti vuole sfidare. Vabbè, questo non è una novità. La cosa particolare è sì? Che una ragazza. Ben venga, sono pronto io ad accettare la sua sfida. È una ragazza, questo mi fa un po' più paura per te, perché in genere le ragazze sono molto resistente al dolore. Ci sono state alcune ragazze che mi hanno lasciato a bocca aperta, sì. Perché quando la ragazza assaggia estremo, si avvicina a questo tipo di assaggio, se lo fa sa quello che va incontro. Quindi non lo so, tieniti pronto e allenati in questi. Sono sempre pronto io, pronto per qualsiasi evenienza. Allora? Dimmi Luigi. Il nostro amico di Cal News. Piccantezza come siamo messi? Piccantezza davvero estrema. Adesso si sente. Sì. Ma ho le mie papille gustative che fanno i fuochi d'artificio. Fanno i fuochi d'artificio. Sì. Quindi davvero forte, davvero sì. Estremo. Quindi... Provare per credere, amico io Luigi. Io amico Luigi. A Diamante, al Festival Febrangio, qualcosa già provato. Provare per credere. Devo essere proprio franco, non lo rifarei perché davvero, diciamo, ed era un pochettino, proprio, diciamo, quasi lì, sì. La sua faccia così simpatica inganna perché fa sembrare che io sto bene, invece no, sto morendo dalla piccantezza. Fa sembrare che è tranquillo, però in realtà lo sappiamo solo noi cosa sta passando e lo sa anche chi ama questo tipo. Chi ama questo tipo di piccante estremo. Capito? Tra tutti questi peperoncini piccanti, qual è che ti spaventa di più? Guarda, questo qui, essendo che è il più piccante al mondo. Questo è il più piccante al mondo? Sì, il Carolina Reaper. Questo è quello che adesso è l'imbattibile. Sì, al Guinness dei primati 2015. Caro Karim, c'è una pagina ufficiale, Luigi, lo sai? Ah, qual è la tua pagina ufficiale? Karim il divoratore, su Facebook. E saluto tutti i miei fans, quelli che mi seguono, e in particolar modo un mio caro amico che si chiama Nicola Tempone, che mi ha sempre sostenuto nelle mie varie fasi. E poi anche il nostro amico Giancarlo Suriano, che è il nostro, diciamo, il nostro braccio destro. Caro Karim, posso dare una piccola anticipazione sul discorso Guinness? Sì. Niente, siamo stati contattati da qualcuno che pare che vogliono vedere te nel Guinness dei primati per una sfida particolare, ma non voglio anticipare più di tanto. Sì. Quindi io ti auguro personalmente il mio in bocca al lupo per questa crepi il lupo. Questa avventura che seguirà sicuramente. E noi, gli sfizi di Calabria, di Cal News e tutti gli amici che del social network ti seguiranno e ti sosterranno sicuramente. Bene, allora ci sono altri comandi o va bene così? Per ora va proprio benissimo. Anche questa è andata. Diciamo. Anche questa è andata. La prossima volta proveremo la salsa barbecue hot.
su carne, very hot, su carne alla brace. Carne alla brace, quindi diciamo, cosa consiglieresti, diciamo, agli amanti della sarebbe cucina? Sarebbe il, no, altro che ketchup, il suo slogan, quindi una salsa che non è... Questa è davvero magnifica. È da provare, diciamo. Sì. Da provare la prossima volta, dai. Bene, questa, allora questo appuntamento termina qui, sì. Però l'impegno resta, che resta possiamo sempre mollare, ormai la sfida, diciamo, va sempre è andata avanti, ormai la sfida è lanciata. Anche attraverso Periscope, come terremo aggiornati, sì, i nostri fans. I fans, diciamo, i tuoi fans, sì, ormai potranno seguirti attraverso la tua pagina, quella di Sfizi di Calabria, ormai è un impegno fisso con la piccantezza. Bene, cari amici del web, un saluto fortissimo a Gianluca, a Sfizi di Calabria, a te Karim. Grazie a tutti. Grazie, arrivederci e grazie. Alla prossima puntata.